Buongiorno, buongiorno Peronauti, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì mattina, a discussione sulla viticoltura, così un modo per portarci durante la stagione e tenerci collegati anche a distanza. Tutto sommato è semplice, basta svegliarsi un po' prima, per qualcuno anche un po' dopo. Per fare un approfondimento su un argomento. Quello di oggi sarà per me molto interessante e riguarda appunto ciò che può dare delle eventuali problematiche o comunque oggetto di monitoraggio e controllo al germogliamento della vite e nelle prime fasi di sviluppo della vite per quanto riguarda insetti acari. Adesso tra poco vi presento l'ospite di stamattina. Nel frattempo, breve inquadramento su quello che è successo durante la settimana, per poi passare a dei commenti, alle vostre domande, e così passiamo questa ora insieme. Allora, prima di tutto, chiamo appunto qua in diretta. Eccoci, buongiorno Carlo Duso. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie Carlo, grazie di essere qua, di aver accettato l'invito, che con piacere hai appunto dato disponibilità. Carlo Dura è professore ordinario di entomologia all'Università di Padova, persona che molti di voi conoscete già e che per chi non lo conosce vi siete persi un'occasione, stamattina avrete l'occasione di conoscere. Allora, io Carlo... faccio insieme a te questa breve così carrellata del momento, così un panorama di questa settimana, appena trascorsa. Siamo nella quindicesima settimana dell'anno, oggi 14 aprile, BBCH medio in Italia non è 7,4 come riportato lì, ma è 10, quindi ahimè. Ecco, vedete, primo errore della mattina, ma va bene, ha fatto in tutta Italia un avanzamento fenologico, quindi la media Italia è 10, la trovate anche sull'intorno a me della App for Grapes. La Luna è in fase crescente e lo è da 2,2 giorni. Allora, andiamo a vedere cosa è successo nell'andamento delle sommatorie. Questo non ho fatto dei dettagli. Degli abbassamenti termici, ma bensì le considerazioni sono sempre quelle dell'andamento globale. Globale, cioè dall'inizio dell'anno, le prime 15 settimane di quest'anno confrontate con le prime 15 settimane degli ultimi 30 anni delle diverse aree d'Italia. Per quanto riguarda sommatoria termica, e quindi somma di gradi utili che li trovate qua nell'asse verticale, a confronto con la sommatoria delle precipitazioni asse orizzontale di questo grafico dove ogni pallino rappresenta l'anno, vedete che il 2021, che si era posizionato nel quadrante alto sinistro, si sta spostando verso assolutamente il centro, quindi sta perdendo somma termica rispetto ad alcuni degli anni precedenti, ma soprattutto rimane nel quadrante sinistro come deficit idrico. Soprattutto nelle regioni del nord-ovest. Sto commentando in particolare la Lombardia, il Piemonte, una stazione, un punto meteo anche della Val d'Aosta e la parte più occidentale dell'Emilia-Romagna. E quindi in Piemonte ha piovuto molto poco e in altre zone un po' di più, ma tutte insieme comunque danno una media come visione con basse piovosità. E ovviamente con un deficit termico rispetto ad altre annate. Qua nell'andamento vedete che dopo il picco di sommatorie termiche e di cumulo termico di temperature c'è stato ovviamente un abbassamento che nell'ambito della settimana ha fatto registrare una temperatura minima di 3 gradi, la media è scesa sotto i 10 gradi, quindi ciò che era un avanzamento fenologico si è poi frenato con anche altre ripercussioni, tra l'altro secondo me anche legate con gli insetti e gli acari a germogliamento, adesso poi con Carlo lo commentiamo.
Nelle regioni del nord-est, il 2021 lo vedete qua, qualche precipitazione in più, sono state nettamente più abbondanti nel nord-est, siamo nella media di accumulo a 15 settimane, anche da questo punto, anche nelle regioni del nord-est, Trentino, Veneto e Friuli, le sommatorie termiche si sono ridotte rispetto a come eravamo partiti nel primo periodo, nelle settimane precedenti, anche qua, vale la stessa cosa, abbassamenti termici, questa settimana un po' di ripresa termica, ma non certo come era tre settimane fa, o meglio due settimane fa. Andiamo a vedere il centro, tutte le regioni del centro, il 2021 lo trovate qua, ha mantenuto un po' di accumulo termico, ma con leggero deficit idrico rispetto alla media. Vi ricordo che la media è di 30 anni, quindi una media abbastanza lunga che ci riporta anche verso annate, tra l'altro le vedete tutte qua sotto, tutti i punti più chiari sono tutte le annate più vecchie e sono tutte più basse come sommatoria termica e mediamente distribuite con piovosità, sì, anche inferiori, no, a quanto abbiamo quest'anno come accumulo ad oggi. Vale la stessa cosa nel dettaglio delle settimane, la sommatoria termica oppure le temperature medie si sono mediamente ridotte anche in tutto il centro Italia, soprattutto la scorsa settimana dove sono avvenute gelate e abbassamenti al di sotto dello zero fino a meno 3 in tutto il centro Italia. Va la stessa cosa per il sud Italia, dove il 2021 lo vedete qua su una linea, quindi su un punto abbastanza differente dagli ultimi anni, dove i punti più scuri sono tutti nel quadrante più caldo e più piovoso, quindi è un'annata che si riporta con sommatorie di precipitazioni nettamente inferiore alla media, queste tutte le regioni del sud Italia, quindi poco accumulo idrico e quindi ancora maggiore attenzione per quello che riguarderà l'avanzamento della stagione, e con sommatoria termica nella media, quindi netto freno, si è mantenuto nella media degli ultimi 30 anni, ma netto freno rispetto agli anni precedenti. Qua dettaglio ovviamente con temperature medie superiori, ma anche in tutto il sud Italia c'è stato un abbassamento termico al di sotto degli 0 gradi, tale da portare dei danni in diversi vigneti, sia in Sicilia sia in Puglia. Allora, questo ce lo teniamo forse per il commento finale, ma intanto volevo anticipare che il rilievo del danno della gelata è stato rilevato, come lo potete trovare nel quadrante, nella funzione intorno a me di Four Graves, che raccoglie tutti i dati medi di tutti gli utenti d'Italia ed è disponibile per tutti. Questa è la media degli ultimi 7 giorni, sono stati rilevati più di 850 osservazioni di fenologia, più di 500 di danni da gelata e altre osservazioni che guardate qua nei dettagli. Questo ci permette di dire che sui 500 vigneti controllati, monitorando più di 45.000 germogli, i vigneti con presenza di sintomi sono più del 50%, con un numero di germogli medi del 20-25%. E così via, poi commentiamo anche con Carlo, commento con te, alcuni rilievi già di primi sintomi al germogliamento magari da ricondurre. Però adesso questo lo chiudo e intanto ti chiedo, intanto un commento di come vedi quest'annata dal tuo punto di vista, Carlo. Cioè, un inizio della stagione molto, sembrava molto repentino, caldo due settimane fa e poi brusco abbassamento termico che ha fatto danni da gelate e forse anche altre problematiche, non lo so. Ma intanto grazie per questo invito e buongiorno a tutti. Insomma, il commento abbastanza così semplice da farsi. Siamo partiti con un avvio scoppiettante in termini di temperature e poi c'era da aspettarsi il ritorno del freddo. Quindi ormai è diventata quasi una costante negli ultimi 20 anni, no?
Non so, io ogni volta che arriva germogliamento spero sempre in quella combinazione perfetta per cui le temperature iniziano ad aumentare gradualmente, magari quando siamo a germogliamento c'è un accumulo costante, una buona dotazione idrica, per cui germogli subito, le gemme si aprono, si allungano, escono dal cotone ed emergono allungandosi costantemente, perché in quel caso mediamente i danni di vari insetti acari sono normalmente meno, no? Meno evidenti, probabilmente, giusto? Perché questa è una relazione. Sicuramente questo è vero. Le difficoltà che incontra la pianta a germogliamento poi accade per gli acari, accade anche per alcuni insetti. Il germogliamento è una fase delicata, c'è poco da fare. E abbiamo appunto la possibilità di osservare dei danni in questi giorni causati proprio dalle classiche avversità che si presentano nei vigneti in queste fasi iniziali, aiutate dalle basse temperature, quindi da una difficoltà che ha la pianta di liberarsi da questo periodo complicato. Posso dirti quale era, così per fare anche un legame col cambiamento del clima che di fatto si riflette poi su vari fattori, che non è solo quello, è anche la conduzione sicuramente fitoiatrica, il modo di condurre vigneti mediamente, di gestire i terreni, no? Quindi è difficile in realtà dare un motivo unico, univoco, no, ad un aspetto, però non so, mi sembra che 20 anni fa, quando frequentavo i vigneti a germogliamento, trovavo molto più frequente danno da ragnetto rosso o forse da tripidi a volte, no? Che adesso trovo molto meno frequenti, anzi forse ragnetto rosso fino a ieri, dico a ieri appunto, non lo vedo più, cioè c'erano alcuni insetti prevalenti 20 anni fa che adesso sono cambiati, secondo te? Insetti o acari? Ma queste situazioni sono in continuo cambiamento. Io narro sempre di 3 scatole entomologiche che ho trovato per caso a Conegliano, presso l'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di allora, quando il CREA si chiamava così, no? Ecco, il dottor Borgo, che allora era direttore dell'istituto, abbiamo fatto un piccolo commento di questi insetti che erano stati posizionati in maniera molto accurata in queste trappole negli anni 50. 3 scatole entomologiche che avevano un sacco di lepidotteri, di coleotteri e non avevano né cocciniglie né cicaline. Quindi, insomma, 70 anni fa la fauna associata al vigneto era completamente diversa. Poi sapete tutti che i cambiamenti sono stati veramente drastici, sia in termini di conduzione del vigneto, sia in termini di evoluzione della fitoiatria, e quindi tante tra queste specie sono virtualmente sparite, salvo poi riemergere quando noi tentiamo di riportare il vigneto all'interno di una conduzione che dichiariamo essere sostenibile, insomma rispettosa degli equilibri ambientali, ecologici, e quindi ci avviciniamo forse un pochino a quello che era la viticoltura di 60-70 anni fa. Oggi per fortuna non facciamo più impiego di cloro derivati, di esteri fosforici, ormai sono usciti tutti dal contesto europeo e nazionale. Dobbiamo aspettarci, secondo me, un revival di alcune specie minori che sono state per molto tempo sotto pressione, virtualmente eliminate da insetticidi a largo spettro di azione. Probabilmente anche il fatto che la confusione sessuale contro le tignole, contro le cocciniglie, si stia diffondendo, questo favorirà, secondo me, la ricomparsa di specie minori, soprattutto in ambienti in cui i vigneti sono contigui a vegetazione spontanea, quindi ad aree naturali o seminaturali, boschi, boschetti, siepi e così via.
Però non ritengo che queste specie minori possano costituire una minaccia seria, almeno non nella maggior parte dei casi. Però, insomma, sarà interessante capire come sarà l'evoluzione della fauna nei prossimi tempi. Ma tu mi chiedevi del ragnetto rosso, che è stata un'avversità storica piuttosto, insomma, importante negli anni scorsi. Io ho fatto la mia tesi nel 80-81 sul ragnetto rosso della vite e dico sempre che ai tempi, ormai posso parlare di 40 anni fa, purtroppo per me, i viticoltori più affermati sul mercato, quelli che andavano di moda, facevano 3 trattamenti acaricidi l'anno. Uno al germogliamento, il primo lo facevano a calendario. Al germogliamento, perché la comparsa di popolazioni importanti del ragnetto rosso, qualche volta anche del ragnetto giallo, si faceva viva durante il germogliamento, e quindi era gioco forza intervenire a calendario con un intervento specifico. Poi un secondo intervento si faceva nell'estate e un altro prima della vendemmia, di solito per cercare di tamponare, insomma, queste situazioni critiche. E ricorda tu come sverna, scusa, il ragnetto rosso adesso? Allora, il ragnetto rosso sverna come uova che sono state deposte nell'estate precedente e che vanno ad accumularsi soprattutto lungo i tralci di un anno o di 2 anni. Quindi con la potatura si eliminano parecchie uova, ma poi alcune uova, poi dipende questo dalla gestione del vigneto in termini di trattamenti fitosanitari rispettosi o meno della fauna utile, queste uova sono deposte anche sui tralci di un anno, e quindi a germogliamento avviene di solito la schiusura delle uova e la migrazione delle forme giovanili sulle prime foglioline. Quindi le foglie basali sono da monitorare con grande attenzione, perché su queste vanno a posizionarsi i primi acari che emergono da queste uova. Attenzione invece al ragnetto giallo, perché in questo caso sverna la femmina, e quindi un individuo già, insomma, attrezzato per causare danni nel giro di pochi giorni. Quindi se il germogliamento è ostacolato dalle basse temperature e dalla piovosità, attenzione, perché in presenza di ragnetto giallo potremmo avere dei danni anche consistenti, cioè la perdita delle prime foglie basali. E quindi il danno, qui la presenza di 40 anni fa costante di ragnetto rosso e ragnetto giallo si è poi via via affievolita. Ti dico, 20 anni fa monitoravo io, come molti altri, casi, danni di presenza di ragnetto rosso, ma negli ultimi 5 anni, direi per fortuna, no, questi non si sono quasi mai verificati, tranne rari casi particolari che magari adesso possiamo anche andare a chiarire. Ma nel frattempo io mi sono laureato nel 98, nella tesi 97-98 l'ho fatta sui fitoseidi con il professor Zanni Giacomo, e quindi ho valutato per nei 2 anni di tesi sperimentale la presenza di questi acari predatori utili, la loro azione e sicuramente la loro capacità nel contenere le popolazioni di vari fitofagi, e tra cui anche principalmente il ragnetto rosso. Quindi io penso che questo, no, sia una relazione da... Quindi direi che anche va monitorato quello. Certo che monitorare entrambi in questa fase vuol dire prelevare dei campioni. Certo, sì. Però diciamo che è la fase più idonea per capire se la stagione avrà un decorso favorevole o meno in termini di possibili infestazioni di ragnetto rosso o giallo. Quanto al germogliamento, oltre agli acari fitofagi, potremmo trovare più o meno numerosi anche gli acari predatori, i fitoseidi in modo particolare.
Allora, i fitosanidi sverdano sotto il ritidoma dei tralci, tra le scripolature, tra le cortecce, come femmina, e quindi anche i fitosanidi sono pronti in questa fase a deporre le prime uova e a innescare quindi l'avvio della prima generazione. Quindi, in presenza di fitosanidi, cosa vuol dire in presenza? Cioè, un rapporto di 5-10 ragnetti per foglia e un fitosanide per foglia, quel rapporto 5-10-1 può essere un rapporto, diciamo così, da monitorare con grande attenzione. Se il numero di fitosanidi, se la loro densità aumenta, possiamo stare un po' più tranquilli. Se troviamo fortunatamente solo fitosanidi e non troviamo ragnetti, è quello un ottimo segnale che il vigneto, almeno da quel punto di vista, è in equilibrio. Ovviamente non tutti i fitosanidi sono ugualmente efficaci, e qui dovremmo entrare un po' più in dettaglio sulle caratteristiche dei fitosanidi che tra l'altro sono molto diversificate. Quindi, allora, facciamo questo dettaglio che secondo me appunto ci lega agli equilibri biologici di un vigneto senza andare a scomodare rapporti più complessi che non conosciamo, ma questi che sono complessi ma che li conosciamo forse possiamo anche controllarli meglio. Per un bravo osservatore di vigneto, che oggi li abbiamo anche chiamati ampelonauti, quindi persone capaci di osservare con attenzione all'interno dei vigneti e registrare quello che vedono, no? Un buon osservazione in un vigneto, come la potrebbero operare, no? Quindi ho un vigneto di X filari, posso entrare dove voglio, devo andare a cercare, le infestazioni sono uniformemente distribuite all'interno di un vigneto o devo muovermi diversamente? Beh, allora, insetti e acari non sono mai distribuiti in modo omogeneo all'interno del vigneto. Okay. Quindi buon approccio richiede un campionamento innanzitutto visuale, cioè l'osservazione, no? L'osservazione ci dice moltissimo di come stanno andando le cose. Nel caso in cui inizi a trovare dei sintomi sospetti, prelevo delle foglie basali e con l'aiuto di una buona lente, ma molto buona, cioè che abbia davvero 10-12 ingrandimenti, meglio ancora di uno stereo microscopio, ormai si acquistano anche per 400 euro, quindi siamo a veramente a prezzi accessibili a tutti, è possibile velocemente stabilire appunto se questi rapporti tra acari fitofagi e predatori sono all'interno di un valore, diciamo così, accettabile, oppure se dobbiamo cominciare a preoccuparci. In quella fase troveremo anche tripidi. E attenzione, perché ci sono tripidi fitofagi, cioè tripidi dannosi alla pianta, ma anche tripidi predatori. E dovremo avere la capacità, attraverso dei manuali, per esempio, di distinguerli. I primi di solito hanno una colorazione giallo-verdastra, i secondi, per esempio, in molti casi, già in questa fase hanno una colorazione rossa e gialla, quindi sono a strisce, tipo maglietta da rugby, giusto per parlare con uno che se ne intende, no? Ecco, quindi acquisire, no, delle informazioni in questa fase diventa fondamentale per interpretare quello che sarà il decorso stagionale. Da un vigneto, se siamo in germogliamento e le foglie sono molto piccole, sai, prima, seconda foglia distesa e alcuni germogli posso prelevare anche dei germogli interi e metterli in un sacchetto per una futura osservazione? Beh, sicuramente sì, poi insomma bisognerà capire un attimo e predisporre un prelievo che non sia distruttivo nei confronti della capacità della pianta di produrre. Magari prelevo. Non servono moltissimi campioni. Okay. Io penso che con 20-30 foglie per ettaro si possa fare un buonissimo lavoro. Ok, ottimo. Questo è un'indicazione molto molto buona. Quindi lì vado a cercare eventuali
a questo punto giovani di Ragnetto Rosso, di Panone Cosulmi, e femmine o giovani di Giallo, certo. Gli eventuali fitosedi che saranno le femmine o le uova delle femmine, e i tripidi che possono essere quelli dannosi o quelli utili. Scusa un secondo, Giovanni, che cosa mi guida verso il prelievo? L'osservazione di foglie con necrosi, foglie necrotiche o parzialmente necrotiche, foglie che possono essere deformate, che possono essere accartocciate verso l'alto, per esempio, o che presentano slabbrature, lacerazioni. E di solito le foglie basali ci mostrano questi sintomi. Talvolta sono sintomi dovuti a patogeni, talvolta sono dovuti a eventi meteorici, talvolta sono dovuti a fitofagi. Quindi nel dubbio l'osservazione al microscopio o con una buona lente, ripeto, ci fa stare tranquilli, nel senso che escludiamo almeno una delle cause di danno, i fitofagi. Quindi, allora, un'azienda, mi metto sempre un po' nei panni dell'azienda, un'azienda ha diversi vigneti, 20, 30, 40, 50 vigneti. Quindi l'osservazione visiva durante il monitoraggio nel vigneto ti porta a trovare delle evidenze, dei sintomi, delle manifestazioni diverse da quello che uno si aspetta, cioè una foglia regolare, quindi vado a prelevare. Prelevo 20-40 per ettaro organi, foglie basali meglio per non distruggere germogli o eventualmente germoglietti della seconda gemma se partita, così che lascio il primario e mi tolgo il secondario, forse di germogli che avrei comunque eliminato con la pulizia del verde, no? Certo. Questo ogni tanto, questo è anche una cosa che faccio. E lì osservo e definisco se quel vigneto ha delle problematiche o meno, e questo mi sarà utile per tutta la stagione. L'anno successivo, secondo te, se mi sono fatto una buona mappatura il primo anno, posso usare le informazioni dell'anno precedente per dire, va, prima di tutto vado dove ho trovato dei danni l'anno precedente? Beh, certamente. Queste osservazioni poi devono continuare nel corso dell'estate, no? Quindi sì. inizio al germogliamento, ma poi proseguo ogni 2 settimane, per esempio, con delle osservazioni nel caso in cui si manifesti la presenza di uno o di più fitofagi. Non sì. Dimentichiamoci degli ariofidi, perché anche gli acari ariofidi possono essere presenti in questa fase e talvolta anche risultare dannosi. Parlo soprattutto del Calipetrimerus vitis, l'agente della acariosi della vite. Mentre il colomerus, sul colomerus, insomma, cioè l'agente degli arinosi, pende sempre questa questione della trasmissione del GPGV, quindi del virus del pino grigio. Quindi una volta lo si considerava un acaro quasi benefico, nel senso che non danneggiava la vite in modo economico, in misura economica, e sosteneva le popolazioni dei fitoseidi. Da quando abbiamo capito che può trasmettere il GPGV, insomma, siamo un po' meno benevoli nei confronti di questa specie, che di solito comunque non causa danni diretti degni di nota. Diverso è il discorso del Calipetrimerus vitis. Bisogna fare molta attenzione in questo caso nei giovani impianti. Soprattutto quindi negli impianti da barbatelle, barbatelloni, sono lì quelli che presentano al primo, più. Al primo e al secondo anno. Al primo e al secondo anno, ok. Sì, in quel caso si tratta di sintomi molto, molto forti, di stentato accrescimento del germoglio, della pianta, della chioma, quindi spesso anche accecamento delle gemme, oppure distorsioni, affastellamenti anche della vegetazione, e lì la diagnosi deve essere veramente tempestiva,
perché l'attacco può concentrarsi nelle primissime fasi del germogliamento e il germoglio può essere seriamente danneggiato. Stiamo parlando di piante che hanno bisogno di accrescersi velocemente, no? Per poi su cui poi fondare l'impalcatura della pianta matura, no? Quindi sì. Qualsiasi danno all'accrescimento ritarda quella che è l'impalcatura della pianta. Quindi nella tua esperienza su un impianto giovane la specie più presente è Calipitrimerus, cioè è l'eriofide della cariosi, sì? Molto spesso si parla di tripidi. In realtà, non vorrei dire nel 99% dei casi, ma in più del 90% dei casi, i tripidi si vedono con la lente, gli acari eriofiti non si vedono con la lente. È per questo che la diagnosi molto spesso attribuisce ai tripidi. I tripidi possono essere presenti, ripeto, ma spesso sono gli eriofidi. Gli agenti di questo, le cause insomma di questi sintomi, di questi danni, e per osservare e fare una corretta diagnosi di questi eriofidi serve uno stereo microscopio, perché ci vogliono 20 ingrandimenti, quindi è inutile mettersi con la lente in campo, fare una fatica terribile e rischi di non vederli. E di trattare contro un insetto invece un acaro. Esattamente, una volta si faceva l'endosulfan che aveva un'attività insetticida acaricida e quindi nel dubbio ammazzava questi e quelli. L'endosulfan, come sapete, non si può più fare da una quindicina d'anni e quindi dobbiamo essere molto più accurati nella diagnosi. Ma mi leggo ad una domanda che dopo la proiettiamo, quella di Cosimo Leone sui lanci di fitoseidi nei vigneti, ma la teniamo tra un po'. Ma nel frattempo io ti chiedo, sempre nel lancio dei fitoseidi, a questo punto penso forse sarebbe interessante se riuscissimo ad andare a monte, cioè all'origine delle barbatelle. Il vivaio ha mai provato, i vivaisti, chi produce barbatelle, no? A fare dei lanci di fitoseidi nel vivaio, così che già la barbatella mi arrivi magari non con i Calipitrimerus, ma con i fitoseidi addirittura. Bella, bella questione questa. Io penso che i fitoseidi abbiano qualche problema in vivaio. A fine stagione magari, poveri. Ma a fine stagione rischia di essere troppo tardi. Cioè, troppo il vivaista all'assillo, a parte le battute, il vivaista all'assillo di proteggere in maniera molto accurata da virus fitoplasmi e quindi non deve lesinare gli interventi specifici obbligatori in molti casi. Certo. In questo contesto di lotta senza quartiere, i fitoseidi hanno qualche difficoltà a sopravvivere. Conviene, ecco. semmai, se dovesse diventare una problematica, quella della cariosi, sistematicamente presente, io ho suggerito e anche portato avanti delle iniziative di lancio di fitoseidi tra il primo e il secondo anno, okay. In maniera tale che quando si manifesta con grande probabilità la cariosi, vi sia già uno stock di fitoseidi presente sulla pianta che può mitigare questo tipo di problematica. E tu lo faresti con lanci di fitoseidi acquistati oppure con immissioni di fitoseidi prelevandoli da vigneti in cui la popolazione è già presente della specie magari che ci piace? Allora, per quanto riguarda i fitoseidi, vedo adesso la domanda di Cosimo. Dobbiamo avere le idee molto chiare su quella che è la specie da combattere. Allora, se lui sta parlando adesso di tendoni di uva da tavola coperti, dove è possibile ci sia anche una terza specie di tetranichide, cioè il tetranico surtice, che è l'acaro tipico delle serre.
In quel caso racconta di aver effettuato dei lanci di Phytoselus persimilis, che è specifico del Tetranicus urticeo. Attenzione però, perché nella maggior parte dei vigneti non va Tetranicus urticeo, ma va Pannonicus ulmi e Eutetranicus carpini, quindi il ragnetto rosso della vite e il ragnetto giallo della vite. Tetranicus urticeo è una specie che noi possiamo trovare dei vigneti, ma con una incidenza sicuramente inferiore. Non toglie che in quelle condizioni che lui narra si possano verificare focolai di Tetranicus urticeo, e in quel caso può avere senso lanciare Phytoselus persimilis acquistato dalle biofabbriche, ma non nella maggior parte dei casi. Allora, che per quanto ne so, le biofabbriche propongono anche l'Ambliseus andersoni, che è una delle specie generaliste più comuni nei vigneti, ma a mio modo di vedere, dalle mie ricerche, non è la specie che nel lungo periodo riesce a proteggere il vigneto. La presenza dei fitoseidi, adesso è una questione abbastanza complessa, l'acarofauna, in particolare le specie di fitoseidi subite in Italia, possono arrivare ad essere più di 20, e le specie che noi troviamo al nord sono parzialmente sovrapponibili a quelle del centro e del sud. Soprattutto in Sicilia e in Sardegna ci sono specie che non sono assolutamente tipiche dei vigneti del centro-nord. E qui bisognerebbe entrare un po' più in dettaglio. Quindi io suggerisco di fare un'indagine, chiaramente appoggiandosi a qualche ricercatore magari del posto, un'indagine preliminare su quelli che sono i fitoseidi dominanti in quell'area, e poi eventualmente capire se questi fitoseidi ricolonizzano le piante in seguito ad una fitoiatria rispettosa, e quindi impiegando fungicidi e eventualmente pochi insetticidi parzialmente selettivi, evitare i prodotti fitosanitari non selettivi, perché altrimenti chiaramente mettiamo il bastone in mezzo alle ruote a questa fase importante di colonizzazione da parte degli acari predatori. Però una conoscenza preliminare di quelle che sono le specie radicate nell'ambiente è fondamentale. Non posso proporre ricette che valgono per il nord-est, alla Campania, né alla Toscana, anche se in Toscana, nell'area del Brunello di Montalcino, da molti anni vengono a prendere i fitoseidi del Veneto per opporre una risorsa naturale all'aggressività del ragno giallo, che da quelle parti è molto molto importante. E che tu sappia, c'è stato un monitoraggio nazionale delle specie di fitoseidi presenti nei diversi vigneti delle regioni d'Italia? Sì, c'è un lavoro dell'89 fatto da Marisa Castagnoli, che al tempo lavorava presso l'attuale CREA di Firenze. A Firenze c'è sempre stato un gruppo di acarologi molto, molto in gamba. Attualmente ne è rimasto solo uno, il dottor Simoni, però diciamo il mondo degli acarologi in Italia è sempre stato ben rappresentato, al nord, al centro, al sud abbiamo dei nomi importanti, al di là del sottoscritto, nel panorama internazionale, quindi le competenze ci sono, voglio dire, e sono distribuite nella maggior parte degli ambienti viticoli. Quindi c'è la possibilità di chiedere, magari di appoggiarsi a qualche ricercatore per fare identificare le specie eventualmente presenti, e poi quindi porre le basi per pianificare degli interventi che vanno a favorire la colonizzazione spontanea dei fitoseidi oppure eventuali lanci dei fitoseidi.
però andando a fare dei lanci appunto con la specie eventualmente che già è presente in loco ed è quella per cui, diciamo così, è meglio spendere dei soldi piuttosto di una che potrebbe in realtà anche non fare nulla, no? Cioè non ambientarsi, ecco. Infatti, poi tra l'altro i fitoseidi hanno stretti rapporti con la pianta ospite, una questione che si collega a quanto dicevamo prima. Giovanni, oltre a effettuare questi monitoraggi nei diversi vigneti di una proprietà, suggerisco di farlo sulle diverse varietà coltivate, perché le varietà coltivate possono avere delle caratteristiche fogliari molto differenti e una foglia, ad esempio, tomentosa, ospita determinate specie di fitoseidi, una foglia glabra, invece, a livello di pagina inferiore, ospita delle specie che sono completamente diverse. Cioè, nella stessa azienda, a seconda delle varietà, io posso avere delle specie di fitoseidi completamente diverse. E non tutte performano nello stesso modo. Quindi, per quello dicevo, è una questione un po' complessa, da chi insomma ne sa poco, però è una questione che si può circoscrivere molto bene, capire e padroneggiare in modo molto molto efficace. È sufficiente fare questa analisi, che tra l'altro si può fare anche sui tralci di potatura, perché quando con la potatura elimino tralci di 2 o più anni, nel corso dell'inverno io posso prelevare i fitoseidi e quindi fare dei petrini e stabilire di che specie si tratta. Bello, mi piace sta cosa e metto 2 domande. Prima quella di Stefano Minetti e poi quella di Giuliano Preghenella. Allora Stefano, un ampelonauta che saluto. Buongiorno, potete fare un elenco di piante perenni utile a inserire nei diversi punti del vigneto per mantenere appunto questa risorsa biodiversità animale e di entomofauna utile, perenni? Questa è una domanda molto molto complicata alla quale non posso rispondere in maniera, diciamo così, semplicistica. Studiare le relazioni tra piante spontanee e piante coltivate è tutt'altro che semplice, e le osservazioni che io posso effettuare in alcuni ambienti possono dare dei risultati completamente diversi in altri ambienti. Quindi non ci sono ricette qui. A mio modo di vedere, piante perenni all'interno del vigneto, bisognerebbe capire qual è la problematica che l'interlocutore richiama e quale tipo di beneficio si attende. Ok. È molto simile quella di Giuliano Preghenella, che saluto. C'è un modo per favorire la presenza di questi amici, tipo favorire la presenza di certi tipi di piante o di erbe da mantenere nel vigneto, o al contrario piante che non sopportano ed eventualmente da eliminare? Cioè, qua specie erbacee, quindi anche la gestione del cotico erboso e tutto ciò che ne è connesso. Sì, sicuramente questo è un argomento molto importante e più facilmente prevedibile. Allora, i fitoseidi della vite, ma anche quelli del melo, eccetera, sono favoriti dal flusso di polline che si deposita sulla pagina inferiore delle foglie. Quindi, più manteniamo un flusso pollinico all'interno dei vigneti, e più possiamo attenderci dei risultati positivi sulla colonizzazione dei fitoseidi. Stiamo pubblicando proprio in questi giorni un lavoro nella rivista internazionale, in una delle prime riviste internazionali, proprio su questo aspetto. Abbiamo lavorato su 4 fitoseidi diversi, ottenendo gli stessi risultati in termini di gestione dello sfalcio, per esempio, ridurre la frequenza dello sfalcio. Anche in questo caso, lavorare in Trentino non è lavorare in Sicilia, quindi dobbiamo capirci molto bene su quelle che sono le tecniche virtuose dei diversi ambienti e capire ambiente per ambiente che cosa sia opportuno fare. Per esempio, cover crops o strisce fiorite
Ok, dipende dall'essenza che io intendo promuovere nel contesto in cui questa essenza chiaramente possa dare il meglio di sé. Una fioritura prolungata che possa anche attirare per esempio le api, oltre che gli insetti utili. Attenzione però, perché ci sono ricette, ripeto, semplicistiche che non dobbiamo accogliere. Per esempio ci sono delle specie interessanti come la facelia, che ha una fioritura prolungata e molto attrattiva nei confronti delle api, ma non è altrettanto performante nei confronti degli imenotteri parassitoidi, per esempio. Perché? Perché i nettari sono nascosti e spesso gli imenotteri parassitoidi di piccole dimensioni non riescono ad accedere a quella risorsa, al contrario delle api. Quindi dobbiamo cercare di, un pochettino lo stiamo facendo, in diversi ambienti, capire quali possono essere le essenze erbacee che avvantaggiano la colonizzazione di predatori e di parassitoidi. Per esempio il grano saraceno è una di queste, l'alisso è una di queste. Ci sono delle ricerche su questi temi, ma è ancora poco per offrire una panoramica articolata, completa, affidabile per i diversi contesti culturali. Dobbiamo lavorare di più su questo, ma come sapete non è che godiamo di risorse illimitate. Grazie Carlo, mi piace molto. Bisogna finanziare ricerche applicate. Quello è un buon argomento anche appunto da far conoscere anche in queste occasioni in cui si discute con persone appassionate, tecnici di alto livello che vogliono far bene, e far bene vuol dire anche farsi aiutare da chi sa, e su alcune cose non si può fare tutto a me, tutto a casa, anzi ci vogliono specialisti che hanno metodi e strumenti. Definire una specie di fatto, se già trovarla e dire che è un genere, la specie diciamo che, ma anzi genere specie per quanto riguarda i fitosanitari ha bisogno di uno specialista, è ovvio. Beh, in quel caso sicuramente sì, vanno fatti i vetrini e vanno analizzati al microscopio con grande competenza, non si può sbagliare. Allora, mi piace questo argomento e vedo che su questo ci sono molti che intervengono su questo. Riccardo Bozzon, buongiorno. Buongiorno prof, per quanto riguarda l'inerbimento del vigneto, quali specie conviene seminare per ospitare più fitoseidi nei nostri reali veneti? Però ecco, qua hai già forse dato qualcosa. Sì, allora, come dicevo in precedenza, più che specie particolari, nel nord del nostro paese è sufficiente ridurre la frequenza degli sfalci, perché se il cotico erboso è dominato dalle graminacee, queste producono una quantità consistente di polline di tipo anemofilo, che è quello che poi va a depositarsi sulla superficie delle foglie e sostiene brillantemente le performance dei fitoseidi. Quindi è semplice in questo caso, più complicata la gestione invece al centro-sud, dove bisogna capire molto bene quali sono le condizioni pedoclimatiche e quali sono le possibilità di ospitare una flora di questo tipo. Mi interessa molto, e penso non solo a me, quanto hai detto per quanto riguarda gli imenotteri parassitoidi, che sono sicuramente meno conosciuti dei fitoseidi, ma che sono direi altrettanto importanti, perché anzi non vorrei dir di più, ma gli imenotteri parassitoidi ci danno una grandissima mano nel controllare molti dei nostri, appunto, delle nostre ampelopatie, no? Quindi direi che vanno curati altrettanto, anche se più difficili, no, da osservare, giusto? Beh, sicuramente sì, sono meno noti al grande pubblico, però a differenza dei fitoseidi, i fitoseidi chiaramente sono più semplici da osservare. I fitoseidi sono poco più di 2000 specie al mondo. Gli imenotteri parassitoidi sono decine di migliaia di specie. Bene. Cioè, il rapporto è è veramente schiacciante. E se voi pensate che gli imenotteri parassitoidi, solo di Lobesia botrana in Veneto
sono stati conteggiati 32 diversi menotteri parassitoidi. Capite bene che la domanda che faceva uno dei nostri amici due o tre interventi fa, quali sono le specie perennanti che potrei inserire all'interno dei vigneti per sostenere queste popolazioni? Ecco, è una domanda estremamente, estremamente importante. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo a priori. E non ci sono ricette che valgono per qualsiasi ambiente, ma una cosa sappiamo. I vigneti che sono circondati o che sono contigui a vegetazione spontanea sono vigneti favoriti dalla vegetazione spontanea in termini di colonizzazione probabile di insetti e acari utili, quindi sia di predatori sia di parassitoidi. La percentuale di parassitizzazione delle larve e delle crisalidi della tignoletta è andata dal 30-40% all'80-90%, passando da ambienti in monocultura ad ambienti contigui a boschi. Quindi abbiamo delle risorse naturali che non sappiamo neanche di avere e che vanno almeno non distrutte attraverso una oculata gestione degli insetticidi. Vi faccio un altro esempio, le cicaline della vite, non lo Scaphoideus, ma l'empoasca, quindi la cicalina verde, la cicalina gialla, eccetera, l'erasmonera vulnerata, che è l'ultima arrivata al nord, sono fortemente parassitizzate dagli imenotteri, che in moltissimi vigneti distruggono dal 30 al 70% delle uova presenti. E il viticoltore in molti casi non si rende conto di queste importantissime risorse che lavorano a favore degli equilibri biologici. E anche in quel caso purtroppo non possiamo fare dei lanci. Per ora c'è stato un periodo in cui una multinazionale, una biofabbrica inglese, proponeva gli anaglus, che sono fondamentali, no, nel controllo delle cicaline, poi però purtroppo ha smesso. Ma vi faccio un altro esempio: uno dei più importanti parassitoidi della tignoletta adesso è allevato in Cile in massa, e in Cile sono state pianificate delle strategie di lotta biologica. Quindi non è impossibile fare questo, si tratta di crederci e di destinare delle risorse. Questo che ci stai dicendo ci dà stimoli per fare dei passi verso questa strada. Allora, abbiamo adesso accumulato un po' di domande in cui qualcuno anche dice soltanto la propria esperienza. Simon Giorgio Carrino: nei vigneti del centro Italia si asporta la linea di potatura dai vigneti aziendali senza problemi di ragnetti, si applica sulle piante in zone problematiche. Questa è una cosa empirica, dice, beh, ma se in una zona non ho problemi è perché probabilmente, immagino, no? Ci sono i fitoseidi, li prendo, li metto dove ho dei problemi, cioè qua senza nessun monitoraggio, però Carlo, no, forse... Questa è una tecnica che abbiamo messo a punto noi negli anni Ottanta, cioè trasportare i fitoseidi attraverso i tralci di potatura. Sì. Funziona perfettamente a patto che si conosca che cosa si trasporta, però. Cioè, io quando trasporto del materiale da un vigneto all'altro dovrei capire su quel materiale che cosa è andato a svernare, quanti fitoseidi ho per internodo e che specie ho. Poi, chiaramente, se non succede niente di drammatico, vuol dire che non ho combinato niente di male, però, insomma, stiamo navigando un po', non dico al buio, ma con un faro spento. Sarebbe meglio fare una diagnosi, no? E rendersi conto di quello che effettivamente si trasporta. Giusto, e quindi questo per Simon Giorgio magari ci dirà, facendo questa diagnosi, quindi che cosa stava trasportando da un vigneto all'altro, no? E questo è interessante. Poi c'è Carlo D'Angelone: buongiorno, nel nostro areale, l'Alessandrino, ci sono problemi di nottue e fillossera su foglie di giovani impianti. Mitigare le popolazioni di nottue con antagonisti, raccolta notturna, è difficile. Allora, qua appunto andiamo sulle problematiche di alcuni insetti gemmivori, no? Cioè che si nutrono della gemma nelle prime fasi di sviluppo. Ok.
Sì, questi sono problemi, come è noto, tipici di alcune aree collinari del Piemonte, del Veneto, del Trentino, del Friuli, eccetera. Sono problemi che per fortuna poi si attenuano nel corso del tempo, quando la pianta, appunto, grazie all'incremento delle temperature, sviluppa la sua vegetazione. Mitigare la popolazione di nottue con antagonisti sarebbe molto interessante da testare. In realtà ci sono alcune ricerche che dimostrano come le nottue siano molto attaccate da parassitoidi. Però questo avviene nel corso dell'estate. Rendiamoci conto che in questa fase i parassitoidi, come hanno passato l'inverno? I predatori, come hanno passato l'inverno? Hanno avuto tutti delle grosse difficoltà per passare l'inverno. Quindi escono da questo imbuto, da questa strettoia, debilitati e in uno stock piuttosto ridotto. Mentre i fitofagi hanno minori difficoltà per passare l'inverno, no? Al fitofago basta la pianta, al parassitoide invece purtroppo necessita una densità consistente di prede o di vittime, a seconda dei termini. Allora, in questa fase le nottue sono avvantaggiate anche dal fatto che lo stock dei parassitoidi, ripeto, è flebile, è limitato. Nel corso dell'estate, invece, le popolazioni di parassitoidi aumentano e vanno quindi a incidere sulle popolazioni delle nottue, anche di queste nottue polifaghe, no? Queste nottue che passano dal cotico erboso alle gemme della vite, a seconda delle condizioni che si creano, a seconda delle risorse che trovano, a seconda magari del fatto che abbia fatto diserbo o meno, a seconda che abbia lavorato o meno. Quindi ci sono diversi fattori che vanno studiati, che possono incidere sulle nottue, ma che vanno studiati per più anni e in più ambienti, altrimenti corre il rischio di intercettare un fenomeno in un'annata che poi non si ripete nell'anno successivo o negli anni successivi. C'è bisogno di continuità nella comprensione di questi fenomeni. Ma la risposta che posso dare, mitigare la popolazione di nottue con antagonisti, è molto complicato in questa fase, anche se trovassimo un antagonista, diciamo così, capace di far questo. Le nottue che troviamo in questi giorni sono nottue, sono larve di stadi molto avanzati, molto aggressivi. Quindi per aspettarci una risposta positiva da parte dei parassitoidi dovremo attendere delle settimane, non possiamo attendere delle settimane. La raccolta notturna sicuramente è difficile e anche costosa. Chiedo se hanno provato i collarini o le minigonne cosiddette, che hanno anche loro un costo, ma che magari posso sfruttare per più anni. Sì, questo infatti nelle zone, nei vigneti delle Langhe, è molto frequente l'uso dei collarini sul tronco. Certo che sarebbe interessante fare un'analisi più ampia, come quella che suggerivi prima, sui loro predatori naturali o parassitoidi naturali che sono presenti durante l'estate, che quindi andrebbero a ridurre la popolazione svernante, no? Affinché esatto. Nell'anno successivo ne ho molto di meno. Qua sui controlli, sul monitoraggio, che è un po' il mio chiodo fisso, volevo chiederti due domande. Una sugli imenotteri parassitoidi. C'è un modo, tra virgolette, semplice per poter andare in un vigneto e cercare, come controllare, come poter osservare la presenza di menotteri o no? È molto complesso. È complesso. L'approccio agli menotteri richiede una enorme competenza. Ok. Enorme competenza. Diciamo che con un po' di addestramento si riesce a distinguere all'interno delle superfamiglie e delle famiglie e dei generi. Se dobbiamo andare a livello di specie ci vogliono competenze veramente molto molto particolari e non è detto che si ritrovino nel nostro paese, anche se il nostro paese vanta dei pezzi da 90 della entomologia e della sistematica, soprattutto nel campo degli imenotteri parassitoidi.
Quindi siamo ben messi. Siamo ben messi. Beh, però c'è un elemento che ci avvantaggia da questo punto di vista. Oggi possiamo determinare con una certa probabilità di successo le specie anche attraverso l'approccio molecolare. Quindi estrazione, barcoding, identificazione molecolare, questo accelera moltissimo le operazioni di diagnosi e ci mette nelle condizioni, anche se non abbiamo delle competenze, che so, a Padova, in termini di persone che sanno determinare a livello di specie gli imenotteri parassitoidi, abbiamo la possibilità col barcoding di superare questo ostacolo, con qualche rischio, ma con qualche vantaggio innegabile. Cioè riusciamo ad arrivare alla diagnosi nel giro di 2 giorni. Fantastico. Questo secondo me lo dobbiamo mantenere tutti ben presente, perché appunto aprire la mente e non pensare che c'è soltanto una soluzione ai nostri problemi è il primo passo. Quindi non abbiamo soltanto un insetticida, un acaricida da usare, anzi prima di tutto cerchiamo di usare e di pensare a monitorare i nostri utili, come mantenerli, come vedere se già ci sono, se non ci sono, se posso aumentarli. Certo che, questa è l'ultima domanda che ti faccio, Carlo, prima hai parlato di un aspetto chiave, no? La selettività dei prodotti fitosanitari che utilizziamo, partendo dagli insetticidi in primis, che vengono usati per vari motivi, anche più di quanto venivano usati alcuni anni fa, questo per lotte obbligatorie anche, ma che non vorrei che a volte stimolassero, no? Cioè faccio un trattamento per frenare una cosa, ma in realtà mi porto a casa peggio, no? Come ogni tanto succede. Quindi, tornando sulla domanda, la selettività dei prodotti fitosanitari, come faccio a capirla? Bella domanda questa. Allora, rispetto al passato abbiamo qualche vantaggio, nel senso che il regolamento 1107 del 2009, che è la norma, diciamo così, quadro, il pilastro nella autorizzazione delle nuove sostanze attive, impone una serie di studi ecotossicologici che mirano alla identificazione degli effetti su importanti predatori e parassitoidi. Quindi le sostanze attive approvate hanno sostenuto questo tipo di indagine. E quindi noi possiamo ritrovare questi dati collegandoci ad alcune banche dati. Alcune sono ad accesso gratuito, libero, per altre bisogna invece pagare una quota, ma che non è, insomma, insostenibile. Vi faccio due esempi. La banca dati in cui potete trovare notizie di questo tipo, oltre che notizie su aspetti tossicologici, è il Pesticide Properties Database della Università di Hertfordshire, PPDB in gergo. PPDB significa Pesticide Properties Database, e trovate informazioni chiaramente in inglese sui documenti che le multinazionali hanno presentato per sostenere la domanda di autorizzazione. Un secondo database, in questo caso a pagamento, ma insomma si tratta di 100 e poco più euro all'anno, è il sito della IOBC, International Organization for Biological Control. È l'organizzazione internazionale per la lotta biologica. Io sono il presidente della sezione viticoltura, quindi della IPM in viticulture. E in questo caso trovate un database molto complesso, articolato, sui principali effetti collaterali, oltre che altre informazioni sull'APM nei confronti dei principali fitofagi della vite. Questo è un gruppo di ricerca che si riunisce ogni 2 anni. Anche te hai partecipato, no? Qualche anno fa, sì, Giovanni? Sì, sì. In Trentino, no? Purtroppo per questioni Covid stiamo aspettando che la situazione migliori, e vi aspetto tutti magari al prossimo meeting che dovremo organizzare in Spagna, a Logroño, nel 2022, a questo punto.
Doveva essere settembre 2021, ottobre 2021, ma non ce la facciamo. Sarò breve, anche perché ho lezione alle 9 e devo lasciarvi. Sì, sì. In questo sito IOBC trovate queste informazioni sulla selettività, oltre che molti documenti anche sugli aspetti sollevati dagli amici, quali possono essere gli interventi agroecologici, per esempio, che aumentano la biodiversità. Trovate informazioni chiaramente in inglese. Grazie Carlo, questo lo faremo, lo comunicheremo ancora attraverso appunto la pagina di YouTube di For Grace, quelle con cui le persone si sono collegate anche questa mattina. Ti ringrazio moltissimo, è preziosissimo la tua esperienza, la tua conoscenza e la tua professionalità che tutti hanno apprezzato. Poi ci sono ancora alcune altre domande, ma le teniamo. So che è lezione, quindi magari gli do. Purtroppo sì, ho anche un ospite che mi aspetta. Però voglio dire, se vuoi raccogliere alcuni spunti e inviarmeli via mail, sì, volentieri. Sì, sì. Bene, Carlo. Ti ringrazio ancora, prezioso, molti complimenti da parte di tanti, erano come ogni mercoledì mattina tanti a seguirci, tanti ti ascolteranno durante la giornata nei prossimi giorni, cosa dire? Buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro e speriamo insomma che il clima migliori dappertutto. Assolutamente, grazie. A voi, arrivederci. Grazie, ciao Carlo, ciao. Allora, io prima di chiudere ho lasciato Carlo, il professor D'Uso, a lezione. Ci ha dato, anche a me personalmente, sempre spunti interessanti per andare in vigneto con un motivo in più, come se già non ne avessimo tanti. E volevo, così mando la domanda di Giuliano, gliela mando al prof direttamente e così ci facciamo rispondere sulla tua domanda appunto degli insetti gemmivori degli uccelli predatori, degli uccelli insettivori che hai fatto e che è molto interessante, visto che andavano incentivate le cassette nido e anche per un periodo anche si è parlato di pipistrelli e di chirottere, appunto. Allora, gliela mando, così dopo ve la giro. Cosa dire? Ah sì, il danno della gelata. Come ho detto prima, il danno della gelata è stato molto più, ne abbiamo parlato una settimana fa mentre stava avvenendo, è stato molto più ampio di quanto ci si poteva aspettare, ha coinvolto tutte le regioni viticole d'Italia, chi più chi meno. E il monitoraggio ad oggi ha permesso che cosa? Non tanto di avere un quadro, non solo di avere un quadro generale a livello di regioni d'Italia, ma per ognuno il consiglio è quello di fare la propria valutazione al fine di sapere dove poter eventualmente mettere in atto quelle tecniche di cui avevamo anche già discusso, per esempio alcune dirette fa con il professor Pagliotti, del ritardo della potatura al germogliamento, quindi non è soltanto sufficiente ritardare la potatura, è farla al germogliamento che fa la differenza. E altre tecniche che verranno sempre più, si renderanno disponibili, saranno da utilizzare in quei vigneti in cui, monitorando, avrete notato e avrete annotato il danno maggiore. Quelli sono i vigneti in cui concentrare le proprie risorse, la propria attenzione, no? Ecco perché il monitoraggio del danno della gelata ci può aiutare, vi può aiutare tutti. Io ho caricato un video molto bello su come valutare il danno della gelata con la For Grace, lo trovate sulla mia pagina Facebook e anche sul sito, cioè sul canale YouTube e sul profilo Facebook anche di For Grace, quindi la trovate, e se non la trovate scrivetemi, trovate questo video, il video vi insegna a fare il rilievo della danno gelata con metodo scientifico, quindi una valutazione oggettiva da cui avrete poi una vostra banca dati, la vostra mappatura, per poter trovare un riferimento chiaro il prossimo anno per dove andare a intervenire. Vale la stessa cosa degli insetti e anche del germogliamento. Questo è il momento in cui fare il monitoraggio di questi,
quindi presenza di rosure, danni da nottue, oppure presenza di eriofite lacariosi e danni da ragnetto rosso, vanno mappati così come vanno mappati la loro non presenza. L'ottimo, il miglior dato che potreste mappare è: non è presente ragnetto rosso in nessuno dei miei vigneti. È il miglior dato, perché il prossimo anno partirete avvantaggiati, avrete uno storico di non presenza. Se non avete annotato, purtroppo le attività sono molte nella nostra giornata, in un anno sono innumerevoli, tali per cui non riusciamo a ricordarci esattamente cosa sta succedendo e cosa è successo. Questo ci permette di fare una viticoltura di precisione, una difesa di precisione, una visione più ampia di quello che succede nel vigneto, per migliorare la nostra attività e fare dei vini, uve e vini appunto di qualità superiore a quanto facciamo. Il miglioramento è sempre possibile. Io vi ringrazio tutti del collegamento, delle domande. Ci vediamo mercoledì prossimo. Buon monitoraggio a tutti gli ampelonauti. Mi raccomando, fate buone osservazioni. Sono giorni in cui accadono e possono essere annotate molti rilievi, molte osservazioni. Un monitoraggio attento ci permette di iniziare bene la stagione e, ahimè, dove ci sono stati danni da gelata, purtroppo non possiamo fare altro che annotarcelo per ridurne la presenza il prossimo anno. Allora, saluto tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao.